Buonasera a tutti gli amici di Velodromo, Opinioni a Confronto, bentornati al nostro appuntamento quotidiano di approfondimento sul Giro d'Italia. Ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito www.velobike.it e naturalmente ricordo che la replica sarà disponibile sul nostro canale YouTube. Il ciclista colombiano Julián Arredondo della Trek ha vinto in solitaria la 18ª tappa del Giro d'Italia, da Belluno al rifugio Panarotta in Valsugana di 171 km. Secondo posto per l'altro colombiano Fabio Andreas Duarte. Nairo Quintana mantiene la maglia rosa sulle spalle con un vantaggio di 1 minuto e 41 secondi sul secondo, il connazionale Rigoberto Urán Urán. L'arrivo della 18ª tappa del Giro d'Italia, oltre a segnare il trionfo dei colombiani Arredondo e Duarte, è la conferma della maglia rosa a Quintana, segna anche un piccolo terremoto in classifica generale. Al comando, secondo i primi dati provvisori, è sempre, come detto, Nairo Quintana. Al secondo posto a 1.41 c'è Rigoberto Urán, colombiano pure lui. Al terzo il francese Pierre Roland e poi c'è a 3.31 ci sono Fabio Aru e il polacco Michał Majka. Poi Domenico Pozzovivo a 3 minuti e 52 secondi. In forte ritardo l'australiano Cadel Evans che perde molte posizioni. Questi sono i temi dei quali discuteremo quest'oggi con i nostri ospiti e con il nostro direttore Roberto Sardelli e naturalmente Marco Francia di Velobike. Tutto questo però dopo la pubblicità. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci tornati in diretta qui a Velodromo, Opinioni a Confronto. Sono già in linea con il primo ospite, un ospite che, ve lo anticipo un po', è un grande grimpeur a cavallo fra gli anni 70 e 80, vincitore di tappe al Giro, ma anche di un'edizione del Giro di Svizzera e della Freccia Vallone. È con noi, e lo ringrazio tantissimo, Mario Beccia. Ciao Mario! Buonasera e grazie per la richiesta di tutto quanto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie a te per la tua grande disponibilità e gentilezza. Io ho un po' introdotto a chi ci guarda, a chi ci ascolta, quello che è il nostro primo ospite, un ospite davvero molto gradito e davvero di livello. Ti passo al nostro direttore Roberto Sardelli che non vede l'ora di intervistarti. Ciao Roberto. Buonasera a tutti gli amici di Velodromo Opinioni a Confronto e anch'io mi associo ai tuoi ringraziamenti. Grazie infinite Mario per essere qui con noi. Ovviamente la domanda di obbligo è: ti piace questo giro? Beh, entusiasmante direi, è targato tutto Colombia perché sono tutti colombiani questi che stanno andando, stanno facendo man bassa di tutto, evidentemente dai miei tempi sono cresciuti moltissimo. Hanno queste attitudini alle salite e quindi per le corse a tappe e stanno facendo veramente, veramente bene. Mario, però dico la verità, a parte il discorso colombiani, mi sembra che ci sia molto attendismo e poca voglia di usare in gruppo. Ma un finale di giro così, chi deve fare la classifica o meno non può sbilanciarsi tanto perché veramente è stato duro questa settimana qui. Ricordiamo che domani gli aspetta ancora un cronometro e poi un tappone che insomma è pesantissimo con l'arrivo in salita di quella portata lì. Attualmente non possono rischiare o bilanciarsi più di tanto, e chi dovrebbe farlo forse chi è quinto, sesto, per provare qualcosa ha paura di perdere anche quel posto e quindi sono lì, come dici tu giustamente, nell'attendismo. I due che sono veramente diciamo così appetibili alla vittoria, Rigoberto Urán
Quintana aspettano anche loro, perché fra di loro non vogliono farsi male, ecco, chiaramente. Certo, bisogna ricordare che tu sei stato un buonissimo corridore a cavallo tra gli anni 70 e 80. Hai vinto tappe al Giro, hai vinto la Freccia Vallone, hai vinto il Giro di Svizzera, più volte azzurro, sei partito come gregario di Moser, poi il vostro feeling è finito dopo appena un anno, però hai portato da tecnico al successo, al secondo Tour de France, anche Greg LeMond. Oggi ci sono campioni di quello spessore, oppure assistiamo a un cambio generazionale, oppure è cambiato veramente il ciclismo? No, campioni ce ne sono, ovviamente da quello che vedo anch'io, notando un po' tutte le vicissitudini della vita, così si dice che ogni 10-15 anni nasce un campione, poi bisogna vedere su quale sport va a finire, oppure se fa dello sport anche, perché poi ci sono delle attitudini in cui uno non fa neanche lo sport e magari avrebbe un fisico eccezionale per poterlo fare, o non è adatto a sacrifici, non si sacrifica, perché poi una grossa dose per tutto quanto quello che riguarda lo sport, fare la vita, fare i sacrifici, avere un feeling proprio con lo sport, amare quello sport che si vuole fare. I campioni ci sono sempre, perché adesso vivono tutti sulla lama del rasoio, sono veramente arrivati con allenamenti impressionanti, sono arrivati a fare cose che sono veramente alte, diciamo che tutti i record vengono battuti quasi regolarmente, proprio per queste attitudini, per tipo di alimentazione, per il modo di vita che fanno. I campioni ci sono, e lo dimostra proprio il fatto che tutti quanti seguiamo con interesse questi cambiamenti. Certo che non è più come una volta, che uno può ripetersi anno dopo anno, e c'è questo ricambio generazionale continuo. Mario, una domanda, tu ormai sei naturalizzato, lo uso il termine un pochino eufemistico, messo fra virgolette, in Veneto, però anche tu provenivi dal meridione, dalla Puglia in particolare, poi il Veneto ti ha adottato e ancora vivi lì e sei Veneto quasi a tutti gli effetti, al di là poi di mantenere sacre le tue origini. Ti rivedi un pochino in Fabio Aru, le attitudini di scalatore, il fatto di venire un pochino da lontano? Beh, Aru è un bellissimo atleta, diciamolo sinceramente, l'ho visto anche oggi quando ha fatto quell'affondo cercando di recuperare qualche secondo su chi doveva per osare su questo terzo posto, e ha quello stimolo, quella volontà, quella voglia di fare che anch'io dimostravo ai miei tempi, insomma, rischiavo continuamente, mettevo a repentaglio un po' tutto, mi mettevo in gioco continuamente, diciamo così. Aru sembra avere proprio questo aspetto e fa bene, perché attualmente con questi due o li prendi così un po' di sorpresa se qualcuno non collabora, non ti insegue, quindi sono loro, intendo il Quintana e Rigoberto, a doversi spremere, se trovano alleati in gruppo peccato, però ci prova continuamente. Direi che veramente abbiamo visto fra lui e anche Pozzovivo, che ha cercato di rendere buono il giro per noi italiani, solo che Aru è veramente giovane e quindi deve crescere. Pozzovivo un po' di esperienza in più ce l'ha e magari da lui aspettavo qualcosa in più. Perfetto, Mario, noi ti ringraziamo per aver aderito al nostro invito. Adesso parleremo con un altro grande ex dei tuoi tempi, e GV Baronchelli, speriamo sia in linea con noi. Noi ti salutiamo e magari ti aspettiamo il nostro ospite in un'altra occasione. Buon lavoro e buona giornata. Ringrazio voi tutti e l'augurio che tutto sia per il meglio a tutti quanti. Grazie. Buonasera. Grazie, veramente un grandissimo ringraziamento al nostro primo ospite, Mario Beccia, e in linea alla regia per la prima serie di spot pubblicitari. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme.
Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le crepe e la via Francigena. www.pieveassalti.it. Ben ritrovati in diretta qui a Velodromo, opinioni a confronto. Abbiamo appena avuto un grande ospite qui con noi, ossia Mario Beccia. Adesso vi presento il nostro secondo ospite, un ospite davvero davvero di livello, anche questo, un grande ex, Giambattista Baronchelli. Ciao Giambattista, sei già in linea, mi senti? Pronto? Pronto, sì? Sì, pronto. Pronto, ciao, ciao. Sì, sento pochissimo, sento basso, basso. Ah, ok, quindi prego la regia di ripristinare al meglio il collegamento. E sì, sì. Buonasera, ti do il benvenuto nella nostra trasmissione e ti ringrazio della tua disponibilità. Grazie a voi. E allora, la prima domanda, prima di passarti a quelle che sono le domande del nostro direttore Roberto Sardelli, è: ti piace questo giro? Lo trovi interessante? Ma assomiglia molto agli ultimi giri, praticamente un sacco di cadute. Purtroppo il tempo sembra che ci sia la nuvoletta di Fantozzi e quindi è veramente difficile correre in queste condizioni. Interessante perché sono state cambiate già diverse le maglie al vertice, diciamo che nella classifica sono già cambiate parecchie persone, sembra questo che sia quello giusto, però direi che ci sono ancora tre tappe difficilissime, quindi può succedere ancora di tutto. Ecco, quando i giri sono così incerti, è bello fino alla fine, direi. Un giro decisamente imprevedibile questo. E Roberto, ti passo il nostro ospite per la tua consueta intervista. Assolutamente, saluto GV Baronchelli. Ciao Giambattista. Ciao a te, ciao Giambattista. Allora Giambattista, io sono abituato da adolescente alle grandi sfide sulle tre cime di Lavaredo, Baronchelli, Moser. Le polemiche me le ricordo quando i tifosi di Moser dicevano che avevi trascinato giù dalla discesa di Campo Carlo Magno verso Pinzolo Pollentier, che poi si aggiudicò il giro su Moser. Oggi mi sembrano polemiche un pochino più flebili, allora c'era veramente l'ardore. Perché allora sì, le polemiche non mancavano e non stavamo veramente a fare. Non è che eravamo d'accordo, era tutto vero. Come era vero quando sono stato di grido, Moser l'avevano spinto e più volte io denunciai il fatto quando si rivolta a sé che vinci la tappa. E poi Toriani venne sul palco e mi disse che lui aveva seguito e non era vero niente. Poi la giunta era 19 secondi di penalità a Moser, quindi non era niente la penalità in confronto a quello che era successo veramente in gara, però è stata una conferma che io non avevo raccontato storie, quindi diciamo che era le polemiche di ora non sono nulla in confronto a quello che è successo 30 anni fa. Assolutamente. Senti Giambattista, ma questo Fabio Aru ti assomiglia? Ma non lo so, spero che sia più forte di me, io non ho mai vinto il giro, speriamo che lui lo vinca. Però non ricordo un pochino che avversari avevi e che percorsi ti venivano proposti. Beh, insomma, gli avversari è una storia un po' tutta da vedere. Adesso si dice che gli avversari non ci c'è, i corpi non ci sono, ma non teniamo in considerazione che ormai il ciclismo è mondiale, perché la Colombia a quei tempi è arrivata agli ultimi anni della mia carriera, gli australiani non c'erano, gli americani non c'erano. Adesso veramente molto più difficile emergere perché la concorrenza è superiore. Certo, era più facile, però erano sempre quegli 8-10 nomi per 10 anni, erano sempre quelli. Adesso comunque la concorrenza è veramente superiore ai miei tempi. Quindi diciamo che
correre adesso forse è più difficile che 30 anni fa. Credo che sia un'analisi intelligente, logica e fondata, anche se non bisogna dimenticare che tu hai affrontato i Giri d'Italia contro gente come Merz e come No, e poi quando c'avevi Saronni e Moser non erano certo percorsi per passisti scalatori come Baronchelli. Beh, sicuramente è un fuoriclasse a livello di Merz, e anche io li ho presi tutti e due, purtroppo ho fatto secondo un giro dietro al primo e secondo dietro un mondiale all'altro, veramente fuori classe. Adesso ecco il problema, è che fuori classe non c'è più dai tempi di No, sì, appunto in Durante ha vinto i suoi giri, però diciamo che non erano corridori completi, lasciamo stare Armstrong, perché è meglio neanche parlarne. Certo. e quindi certo, fuori classe grande e come Merci o non ci sono ancora. Gianbattista, secondo te, alla vigilia di tappe importanti come la cronoscalata del Monte Grappa e l'ascesa allo Zoncolan, il giro è da considerarsi finito? Quintana oggi ha fatto il politico, effettivamente forse non ne aveva più, o siamo a tempo a vedere anche ancora colpi di scena? Ah, secondo me Quintana è più forte di Urani in salita. Certo che vincere, cioè in questo, secondo me è una responsabilità degli organizzatori, è quello che è successo, perché adesso io non è che abbia seguito. Non ha senso neanche fare un comunicato e dire alle moto di stare davanti. Sì. Le moto sta sempre davanti ai corridori. Cioè, che senso ha? È naturale che la moto deve stare davanti, però ha dato adito ai corridori di dire: beh, la corsa è bloccata, andiamo giù tranquilli. Ecco, magari sicuramente poi se l'altro aveva le gambe andava a riprenderlo, invece ha continuato a prendere. Quindi, però ecco, sempre poi un discorso anche di morale, di nervoso, perché quello che ha davanti c'ha il morale, quello che è dietro dice: ma come? La cosa doveva essere bloccata? Io ti seguito, subentra una cosa nervosa che ti può penalizzare. Una cosa, certo che se questi due in queste tre tappe rimangono più o meno insieme, lo strascico di questa polemica rimarrà per sempre. Se Quintana farà ancora delle sport, lo sta, penso che la storia finisce lì. Certo, bene. Gianbattista, staremo ore a parlare con te, capiterà ancora un'occasione, ma il tempo purtroppo stringe, la diretta streaming scorre veloce. Noi ti salutiamo ringraziandoti di averti avuto il nostro ospite e speriamo di sentirci ancora presto. O in diretta streaming in contatto telefonico, oppure se capi di Toscana nei nostri studi di Quadrata. Grazie Gianbattista. Grazie a voi, grazie. Grazie, un grandissimo ringraziamento al nostro secondo ospite Gianbattista Baronchelli, e in linea alla regia per la pubblicità. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche, noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa, telefono 050 70 14 12, www.carrozzeriacascinese.it. Incospor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. Incospor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Eccoci ritrovati qui in diretta a Velodrome, opinioni a confronto. Siamo giunti al finale di trasmissione, un finale che, come di consueto,
diciamo, riserviamo a quelle che sono opinioni più in famiglia, più legate a quelli che sono i nostri ospiti fissi di Velobike, ossia Marco Francia e naturalmente il nostro direttore Roberto Sardelli. Ciao Marco, già mi senti? Sì, vi sento, ciao a tutti. Ciao, una tappa decisamente interessante quella di oggi e approfittando della presenza anche del direttore Sardelli, ti invito a riproporci insomma qualche domanda al direttore sempre nel ruolo dell'intervistato. Va bene, volentieri. Volevo chiedere a Roberto, insomma, visto che prima parlava di attendismo, insomma, però Roberto, oggi c'era da aspettarselo che la tappa andasse così. So che a te non piace quando arrivano i fuggitivi, quando il gruppo lascia fare, ma domani c'è una tappa dura, dopodomani anche, era prevedibile che andasse così. Prevedibile sì, Marco, buonasera. Io è da molto che vado dicendo che forse la cronoscalata, trovandosi soltanto l'atleta contro se stesso, sarebbe stata poi alla fine quella decisiva. Però volevo anche, usando il raziocinio e non andando solo di pancia, nel senso a cercare forzatamente lo spettacolo e l'agonismo, volevo ricordare che gente come Roland, grazie a un pizzico di agonismo in più, rischia di toccare il podio, quindi non è vero che non paga. E credo anche che, come ha detto Baron Kelly, Quintana forse oggi, per assopire un po' le polemiche, poteva usare quel pochino di più. Dare 20 secondi agli altri li avrebbe un pochino tramortiti per domani, soprattutto era la dimostrazione più lampante che è più forte. Però è anche vero che il suo direttore sportivo è un Zue e mi ricordo perfettamente come dirigeva da politico, da abile diplomatico, Michele Indurain. Allora, hai parlato di Roland, vorrei farti una domanda sul francese che è sicuramente stato il più attivo tra i big in tutto questo Giro d'Italia. L'altro giorno in Val Martello ha subito una crisi di fame che gli ha fatto perdere un minuto da Quintana, altrimenti sarebbe ancora più vicino al secondo posto e probabilmente riuscirebbe anche ad arrivare sul podio. E come hai detto tu, attacca sempre, paga, ma lo fa con la testa, non lo fa a caso, spesso con i compagni, insomma, è un tipo di interpreta il ciclismo in maniera sicuramente molto aggressiva, ma anche con la testa. Sì, ma i francesi hanno un'altra cultura, diversa profondamente dalla nostra. Sciovinisti quanto vuoi, però esaltano queste figure. Ricordiamo che il loro eroe nel ciclismo è stato un tale Raymond Poulidor, che non ha mai avuto l'onore di vestire neanche un giorno la maglia gialla. E credo che sia quello il ciclismo che il pubblico vuol vedere. Poi ripeto, un grande applauso ad Auru, che ha dimostrato intelligenza, soffre i cambi di ritmo, ma poi sa reinserirsi e sa provarci. Però il modo di correre di Roland a me piace tantissimo e ormai lo vado dicendo fino alla nausea, il ciclismo deve un pochino rivedersi, così come ha fatto il calcio anni fa nelle regole, ed è giusto premiare questi attaccanti. Come si premiano? Si premiano dando secondi, che è la cosa più preziosa per un calciatore di corse a tappe, su tanti traguardi. Io credo che questa sia la differenza per poter vedere più spettacolo e può fare più questo che andare a cercare le salite al 25% oppure la neve, la pioggia e mettere a repentaglio l'incolumità dei corridori. Sono d'accordissimo su questo e penso ci sono stati dei piccoli esperimenti da questo punto di vista in piccole corse a tappe come il Giro di Polonia ad esempio, speriamo che qualcosa si faccia per avere un pochino più di spettacolo. Bene, a questo punto io suggerirei a Federica di prendere in mano la situazione. Certamente. E concluderà con te poi per la presentazione della cronaca di domani. Grazie Marco, perfetto. Grazie Federica. Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Velodrome, opinione a confronto. Ciao Roberto, naturalmente appuntamento a domani, grazie. E appunto, come preannunciato dal direttore Roberto Sardelli, appuntamento dopo la pubblicità per la presentazione della tappa di domani con Marco Francia. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura.
Eccoci rientrati in diretta qui a Velodromo Opinione a Confronto. Sono qui pronta per il finale con Marco Francia di Velobike che ci illustrerà quella che è la tappa attesissima di domani. Sì, è una cronoscalata del Monte Grappa, si parte da Bassano del Grappa, i primi 7 km in realtà sono in pianura, 7 km e mezzo fino al primo rilevamento cronometrico, dopodiché inizia la salita del Grappa, che possiamo dividere in due parti, una prima abbastanza costante, con pendenze sempre comprese tra il 7 e il 9%, è la pendenza media di questa prima parte del 7,5%, segue il secondo rilevamento cronometrico e l'ingresso nell'ultima parte di questa cronoscalata, quella più dura, quella dove ci sono le pendenze più ostiche, subito dopo il rilevamento cronometrico le pendenze arrivano a toccare il 10% in maniera costante, lo superano, raggiungono anche il 14%, poi c'è un piccolo falso piano e dopodiché l'ultima parte di salita ancora con pendenze che oscillano fra il 9 e il 10%. Sicuramente qui farà molta differenza la condizione, i bookmakers vedono favorito Nairo Quintana, lo scalatore più forte a 1,50, seguito da Rigoberto Urana 3 e poi tutti gli altri molto molto staccati. Sarà una sfida fra questi due probabilmente, anche se magari qualcuno che oggi ha risparmiato qualche energia potrebbe trovare la prestazione della vita. Insomma, non ci resta che dare l'appuntamento a quella che sarà veramente una tappa spettacolare domani. Esatto, sicuramente domani avremo ben più chiare gli equilibri in classifica, direi che il primo posto di Quintana non è in dubbio, probabilmente neanche il secondo di Urán, però la lotta per il podio fra i vari Maika, che domani potrebbe essere leggermente favorito su Roland e Urán, e scusatemi, Aru, potrebbe essere sicuramente molto molto spettacolare. Ok, io ti ringrazio, do l'appuntamento anche a te naturalmente a domani per commentare insieme la crono del Monte Grappa e ti ringrazio per le tue, diciamo, dritte su quella che sarà la tappa di domani. Grazie Marco. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie. Insomma, volgiamo al termine di quello che è il Giro d'Italia, una corsa rosa davvero interessante che è piaciuta non solo a noi ma anche a tutti gli eccellenti ospiti che abbiamo avuto l'onore di ospitare a Velodromo Opinioni a Confronto. Domani per la cronoscalata del Monte Grappa, poi il mitico Zoncolan e poi l'arrivo a Trieste. Insomma, manca poco ma non dobbiamo perderci davvero niente. Appuntamento a domani alle 19.30 in diretta streaming su www.velobike.it. Poi replica disponibile sul nostro canale YouTube. Grazie e appuntamento a domani sera.